Carissime amiche, carissimi amici, buonasera, buonasera, buonasera dal vostro caro Giocherellone, colui che ogni giorno vi porta i video spettacolari, i video stupefacenti e stasera vi porto incredibilmente, pensate, un pochettino, Do Two Cup Drive Lego, incredibili giochi di rally, di guida veramente spericolata, di tutto e di più proprio con i Lego. Andiamo ovviamente a giocare in maniera, in questo caso, ovviamente che posso dirvi in maniera offline, al fine di farvi vedere il gioco dei Lego. Va bene, signori, andiamo quindi subito a cercare di farvi vedere questo incredibile, ovviamente, videogioco, qualcosa di stupendo, di stupendo veramente, che il vostro gioco, il mitico Lego, ovviamente questo Lego 2K Drive presenta. Stiamo parlando ovviamente della modalità storia, modalità coppa, la modalità gara e modalità minigioco. Facciamoci una gara, praticamente Turbo Campi, Regione delle Colline, Valle Pepita, Borgo Infestato e Invertito. Andiamo in questa parte, quindi abbiamo quattro scenari. E nei quattro scenari abbiamo altrettante, come potete vedere, sottoscenari, quindi Viaggio Abissale, Valle Arachno Turbo, Spirale Immortale, Rischio Totale, Moschiera, Cavalli Testa Mozza e addirittura L'Acquitrinus. Andiamo nell'Acquitrinus classe C, classe B o classe A. Andiamo in classe C e vediamo che cosa presenta questo fantastico titolo, un titolo di gara con i Lego. I Lego hanno avuto un grande successo anche, pensate un pochettino, grazie anche ai videogiochi dei Lego, che per fortuna hanno spinto ancora di più il brand dei Lego, quindi soldi, soldi, soldi dappertutto. Questa fantastica pista che ci ricorda anche un pochettino quella dei Puffi, ve lo ricordate, il gioco dei Puffi che abbiamo visto insieme, vedete tutti, guardate che bello ragazzi, guardate che grafica veramente pulita, sembrano proprio i mattoncini Lego, ci ricorda un pochettino molto, che posso dirvi, guardate che grafica, veramente bellissima, pulitissima e fluidissima, proprio come piace a tutti voi. Quindi siamo qui con il motoscafo, il gioco ci ricorda tantissimo Micro Machine, ce ne andiamo quindi per questa parte qua, possiamo addirittura sparare con i missiloni, vedete ragazzi, addirittura è veramente bellissimo ragazzi, addirittura far partire degli incredibili, vedete ragazzi, dei mattoncini veramente volanti, gioco veramente di una bellezza incredibile che sta avendo un successo veramente planetario, qui addirittura possiamo addirittura, guardate, proprio volare ragazzi, molto molto bello questo gioco di Lego, e troviamo anche la possibilità di trasformarci, quindi grandissimo ovviamente anche sul piano, guardate qua ragazzi i mostri, anche sul piano ovviamente della trasformabilità, proprio come Sonic, praticamente Sonic Superstar Transformers, ve lo ricordate ragazzi, qui ovviamente andiamo a derapare un pochettino, ci spostiamo quindi per questa parte qua, stiamo attenti ai fantasmini, ovviamente utilizzando quelle che sono le nostre principali, diciamo, apparecchiature per ovviamente cercare di arrivare al primo posto in questo incredibile videogioco, quindi andremo, vedete ragazzi, addirittura a utilizzarle premendo il tasto precedente B, e qui c'è il grande salto nei confronti praticamente degli avversari. Stiamo parlando, guardate il coccodrillone ragazzi, guardate il coccodrillone come apre la bocca, pronto ovviamente a sfociare, vedete l'effetto acqua veramente bellissimo ragazzi, e qui possiamo addirittura cercare di utilizzare il nostro bel turbo, il turbo ovviamente poi dopo si consumerà, ma si rigenererà anche, quindi non vi preoccupate su questo, stiamo attenti a questa parte qua, che cos'è, questa è una parte Elden Ring ragazzi, arriva il missilone, vedete un pochettino il missilone veramente da questa parte qua, e piano piano ovviamente cerchiamo di andare avanti, che è sta bomba ragazzi, mi è arrivata una bomba in faccia veramente bruttissima, su questa cosa quindi presente già il turbo, quindi non dobbiamo aspettare altre persone, vedete ragazzi, grazie a questi elementi che ovviamente si vanno a creare. Andiamo a pigliarci ovviamente qualche cosa, ma ancora di più il ragno ragazzi, il ragno che arriva veramente da lontano, quindi super turbo, ovviamente cerchiamo anche questi altri elementi, addirittura abbiamo distrutto di tutto e di più e ci continuiamo quindi a trasformare la grande varietà di questo gioco, i mattoncini che si distruggono, ma anche ovviamente la grande giocabilità ragazzi, qui stiamo arrivando forse primi, non lo so, dobbiamo sicuramente continuare per questa strada, l'importante è che riconosciamo quello che ovviamente è l'utilizzo del motoscafo, praticamente ragazzi
qui siamo arrivati primi, grande, grande, guardate che sopra cosa sta succedendo, il Carnazzone, il gioco dell'ego, praticamente viva le palle, il Marco Carnevale, grande amante di queste parti testicolari che si puliscono da sole, grande Marco, il nostro grande amico il Marcatiello, dobbiamo dire, addirittura la barca del nonno, la vecchia barca del nonno, che ovviamente chissà che fine ha fatto, ragazzi, la barca del nonno, siamo addirittura arrivati primi perché, ragazzi, perché Marco addirittura ci è arrivata una bomba nel momento in cui siamo arrivati primi, veramente una cosa divertentissima, soprattutto per chi ha ricevuto la bomba, grande Marco Carnevale con il gioco dei Lego, uno dei giochi preferiti dal caro Marco, viva Babus 2099, quindi viva le palle, viva Babus 2099, questa cosa che dice un po' triste per il caro Babus, il nostro caro amico che ovviamente, come noi sappiamo, è uno dei più gran fan del giocherellone, penso un pochettino, abbiamo preso dell'esperienza ma abbiamo preso anche dei crediti, possiamo fare, vedete ragazzi, i cavalli testa mazza, praticamente vedete i cavalli testa mazza, ma vi voglio far vedere una cosa, oltre a Borgo Infestato abbiamo la Valle Pepita, vedete un pochettino qua la fattoria, andante e tornante, cascate spericolate, corsa all'oro, minire quadrifoglio, regata e tangenziale, tiragraffi, addirittura facciamo questa alla fattoria, alla vecchia fattoria, abbiamo una classe B questa volta, viva Alessandrino, quindi mi stai dicendo viva le palle, viva una palla Babus 2099, la seconda palla è Alessandrino Arcangelo che ultimamente l'ho visto un po' rattristato, ti avete caro Marco Carnevale, mi è dispiaciuto molto questa, diciamo, questo comportamento di Alessandrino, forse è molto stressato per via dei regali di Natale, non sappiamo ancora se Alessandrino ha fatto regali di Natale, se li farà in futuro non lo so, so solamente che dobbiamo trasportare un cavallino, penso un pochettino, vedete un pochettino chi è questa persona, guardate le persone che ovviamente vanno qui sopra, immediatamente dobbiamo dire la verità, Babus Carnazzone inizia ovviamente qui sopra la grande corsa, vedi il fantasmino con Marco Carnevale, vedi il fantasmino caro Marco Carnevale, qui sopra dobbiamo passare per andare sempre più veloci, ragazzi, veramente un gioco fantastico, guardate queste bombe praticamente che mi arrivano veramente dappertutto, stiamo parlando di un titolone, il regalone, ragazzi, del vostro amico giocherello, mamma mia che effetti, gioco veramente molto molto bello che vi consiglio sicuramente di provare, non solo provare ma soprattutto di giocare, soprattutto se vi piacciono i giochi alla Mario Kart, dobbiamo dire la verità, ma anche ovviamente i giochi della Lego, quindi veramente viva il tuo nemico Di Freddy non è il mio nemico, il tuo nemico Di Freddy mi piace come persona, ovviamente molto molto ateo, tu lo sai ovviamente, ma soprattutto Di Freddy anche non amante dell'astrologia, degli oroscopi, soprattutto gli oroscopi che sono una fonte di divinazione, penso un pochettino caro Marco Carnevale, da non ovviamente confondere con le mitiche influenze degli astri, non in maniera giornaliera, non in forma di divinazione, ma attraverso il tema Natale. Ma Natale astrologico mi è sempre piaciuto, caro Marco Carnevale, lo sai, è un bel gioco, si è sempre giocato in questa maniera, ma dobbiamo dire la verità, non è sicuramente una scienza, quindi non è che ci voglia tanto a capire, non è nemmeno classificato come scienza, quindi le persone che classificano l'astrologia come scienza sbagliano, l'astrologia viene presa come pseudoscienza e come tale deve rimanere, carissimo Marco Carnevale, il tema di Carnevale, guarda qui che grande spettrino, guarda che bello questo gioco, caro Marco, forse uno dei giochi che tu potrai regalare ai tuoi nipotini, sempre se hai dei nipotini, Marco Carnevale, oppure lo potrai regalare a te stesso, non lo sappiamo, il caro Marco Carnevale, pensate Marco Carnevale quando si accoppia, immaginate, mi stai facendo ridere, certo, è normale, mi chiamo Carnevale, ecco qua, qui grande Marco Carnevale, da che cosa ti vesti per Carnevale? Ma perché mi devo vestire per Marco? Scusa, non ho capito, queste sono le grandi battute che si fanno ogni giorno, pensate un pochettino, avete capito bene, e a casa di Marco Carnevale non è un problema per ovviamente le persone che abitano a casa di Marco Carnevale, ma per gli amici praticamente di Marco Carnevale, quando addirittura, ragazzi, guardate, non mi è rimasto niente, siamo stati distrutti, guardate che fine ha fatto praticamente il nostro coso, praticamente il personaggio che stava sopra è stato distrutto, questo gioco lo regalo a chi mi fa vedere le palle, perché Marco Carnevale su questo è molto, diciamo, non si fa problemi nella sua bisessualità, si gode la vita,
classico della vita e ovviamente anche gli amori, come facevano anche per dire gli antichi greci, che tendenzialmente andavano un po' con tutti. Ecco qua, sperando ovviamente che Marco Carnevale non vada anche con le pecorelle, dobbiamo dire la verità, speriamo ovviamente per lui di no. Va bene ragazzi, abbiamo fatto il Turbo Campi, adesso ci andiamo a fare una Valle Pepita. La Valle Pepita l'abbiamo fatta alla regione delle colline, abduzione aliena 500, colli tortuosi, corsa del diavolo di sabbia, derby volante, pista rotante, sgasata, glassata, addirittura ritornante infinito. Quindi ovviamente in base a tutte le ambientazioni prendiamo la classe A e vediamo che cosa ci propone ovviamente il mitico 2K Lego, veramente un gioco di guida molto molto divertente che non posso che consigliarvi. Guardate che bella rappresentazione, che grandi effetti grafici, devo dire la verità. Marco Carnevale, l'amante dei testicoli, l'amante delle sfere, l'amante della trasgressione. Pensate un pochettino, un ragazzo che però dice le cose come stanno, un po' il Peppe Fetish del poliamore, si potremmo dire questo. E questo Marco Carnevale, su questo è stato molto apprezzato anche dalle persone, dalle donne, dagli uomini, devo dire la verità. Quindi non si fa proprio problemi su questo, e quella bella è la sincerità di Marco. Dice: io voglio incontrare le persone, le voglio amare tutte. E le vuoi amare? Qui ragazzi veramente ci stiamo trasformando, e vedete un pochettino, ci siamo trasformati in micro scooter, quindi in base ovviamente alle cose da compiere, vedete ragazzi che cosa facciamo, il nostro piccolo leghino, ovviamente che non è qualcuno legato alla lega. Ecco qua, io ti faccio vedere le sfere, tu mi fai vedere il drago, e così facciamo le sfere del drago. Questa è ovviamente la voglia di Marco Carnevale, praticamente con i grandi amici del giocatore. Sai che ultimamente sta succedendo di tutto e di più su Discord del giocherino. Guarda l'acqua come è fatta bene, è realizzata veramente benissimo l'acqua, caro Marco, guarda. E quindi non sappiamo veramente il caro Marco se ovviamente troverà. Marco Carnevale ha già trovato l'amore ovviamente eterosessuale, ma lui è poliamoroso e non sappiamo ovviamente se troverà. Marco, guarda qui Marco, mamma mia Marco Carnevale. Ma bellissima questa parte ragazzi, diciamo che 2K Lego veramente ha fatto, ma è il missilone è arrivato dietro, i 1000 mattoncini, la ricompensa, in base ovviamente a come ci comporteremo avremo determinate ricompense. Attenzione alla palla gigante, vedete la palla di Marco, ecco qua, e dobbiamo dire la verità su questo. Marco è molto molto sincero ragazzi, molto molto sincero Marco Carnevale. Ovviamente vado a fare uno scudo qui sopra e guardate qui la mitica macchinilla, attenzione agli UFO robot ragazzi che arrivano veramente dappertutto. Avete visto, ho visto alcune recensioni praticamente di UFO robot, gli è arrivato il missile praticamente dietro. Andiamo, mamma mia ragazzi, qui che cosa sta succedendo su questo? Ah, le persone addirittura distrutte ragazzi, guardate che bello, veramente simpatico. Gare veloci, molto vari percorsi, molto varie le autovetture trasformabili in stile Sonic Transformed, quindi veramente è un gioco di corse praticamente con i velivoli trasformabili che poi vedremo, veramente bello, devo dire la verità, veramente veramente bello. Andiamo, torniamo indietro questa volta, vedete stiamo accumulando ovviamente punti esperienza, andiamo nei Turbo Campi, introduzione alle corse, in realtà non mi interessa più di tanto, ma ci sono anche ovviamente, vedete ragazzi, qui ci sono addirittura le piste al contrario, Valle Arachnotubo addirittura, mamma mia ragazzi che bello, pista rotante, andiamo nella pista, vogliamo fare la pista rotante, facciamo la pista rotante, veramente bello, gioco ottimo, mi piacciono i Transformers, ti porterò giochi dei Transformers, giochi di robot, c'è una lista veramente infinita di videogiochi, non credo che riuscirò a portarli tutti quanti nella mia vita, poi usciranno altri videogiochi e oltretutto ho visto che sotto Natale stanno uscendo un sacco di videogiochi, mamma mia ragazzi, non grandi progetti da parte del giocherellone, purtroppo non riuscirò in questa vita a fare tutto quello che volevo fare, che posso dirvi di più, sicuramente non posso, che devo fare una selezione, ma in realtà a volte sai caro Marco, si vive alla giornata spesso e quando porti avanti dei progetti del genere, a volte sai, ti vorresti portare tipo per esempio Warhammer, Warcraft, tutti questi ovviamente, tutte queste grandi avventure, questi grandi giochi, poi dopo ti senti di giocare a Lego 2K praticamente, poi pensa che a febbraio dovrebbe uscire il download content di Elden Ring che dovrebbe essere grande quanto metà gioco originale, quindi veramente non vedo l'ora di far vedere a Marco Carnevale ragazzi, pensate un pochettino, di far vedere addirittura tutto Elden Ring. Quindi creeremo un personaggio che chiameremo giocherellone, ma che poi ovviamente avrà l'aspetto di Marco, di Marchetto praticamente, di Marchetto Carnevale. Quindi preparatevi ragazzi, guardate qui sopra questo gioco, mamma mia ragazzi, veramente assurdo, guardate qui sopra, addirittura talmente la velocità che la macchina stava per prendere fuoco, quindi tantissimi segreti.
purtroppo non esiste. Esistono anche dei giochi molto belli dei Transformers che poi ti porterò, caro Marco, quindi non farti sicuramente problemi su di questi, e li vedremo piano piano tutti quanti insieme, perché ragazzi, perché ci piacciono. Guardate questa macchinina nella sua semplicità come è fatta bene, guardate gli effetti luce veramente fantastici. Purtroppo si perde un pochettino di qualità, anche per permettere anche agli altri streamer, agli telespettatori di vedere praticamente senza possibilità di lag il canale del giocherello. Mamma mia ragazzi, guardate che derapata, assurdo, bellissimo. E quindi potete benissimo immaginare, mamma mia ragazzi, guardate come si trasforma l'autovettura, bellissimo, eh? Per questo fatto che si trasforma l'autovettura, ovviamente in realtà può piacere e non piacere, ci sono delle opzioni mi sembra per fare in modo che l'autovettura non si trasformi. Attenzione ragazzi a questa parte qua, e subito devi buttare il ragnetto, vedi? Subito devi buttare il ragnetto, andiamo qui sopra, addirittura andiamo, mamma mia, missilone, mamma mia ragazzi, il gioco proprio per Marco Carnevale. Immediatamente cerchiamo quindi di andare ovviamente a recuperare, abbiamo un boost che ovviamente si va a recuperare, mamma mia Marchetto, guarda qui, veramente bellissimo. E qui ho il grande colpo del Marco, guardate ovviamente Marchetto ovviamente come se ne vola, guarda ragazzi, è fantastico questo gioco, veramente un mi dispiace per Sonic Transformers, che sicuramente può acchiappare dei bei paccheroni napoletani ovviamente da questo gioco, perché è veramente veramente ben fatto, come potete vedere. Andiamo subito ovviamente a cercare di togliere, ma talmente tanti quei particolari che ho difficoltà a vederli ragazzi. Gioco veramente assurdo. Dovreste vedere come vibra bene il joypad in mano, praticamente se ve lo mettete da qualche altra parte vi vibra anche, vi fa piacere, vi unite il gioco al piacere. Pensate un pochettino, dobbiamo dire Pinuccio Snap, carissime amiche e carissimi amici, buongiorno dal vostro caro giocherone Pino, il caro Pino ragazzi, finalmente è tornato. Ragazzi, per Pino porteremo i puzzle game e giochi della Disney, ma ci sono tantissimi giochi che dobbiamo dedicare a Pino, il grande Pinuccio. Ti do una bellissima notizia, faccio questa piccola pausa mentre sto giocando. Volevo dirti che la tua amata, praticamente la tua colei che tu ovviamente vuoi corteggiare, ha dichiarato pubblicamente, non so se hai letto sul canale di Discord, che non ha nessuna relazione con Alessandro Arcangeli. Non facciamo il nome di questa tua amata, facciamo solamente il nome di Alessandro Arcangeli. Lo stesso Alessandro Arcangeli mi ha contattato privatamente, ha detto: giocherellone, puoi fare questo annuncio pubblico per favore? Puoi dire che non ho nessuna relazione con questa, diciamo, utente, quindi ovviamente caro Pino, hai capito bene, e ne abbiamo parlato prima, caro Pino, ti puoi candidare, quindi veramente non farti problemi. Dalla Calabria a Torino, ma non so se ovviamente ella verrà a vivere in Calabria o se tu andrai a Torino, non lo so, so solamente che poi hai il via libera, approfittane in attesa, cioè sperando che non arrivi qualcun altro che ovviamente voglia assaporare, voglia toccare questi bomboloni, ecco qua ragazzi, quindi attenzione, facciamoci il derby volante ragazzi, guardate con il furgoncino, con la gallina, veramente il maiale che vola ragazzi, il maiale dentro al fango, quindi mi raccomando Pinuccio, vai e colpisci, ma colpisci il prima possibile, perché poi dopo non vorrei che arrivasse un'altra persona e dicesse sai, mi fai vedere i bomboloni, a metà strada vivranno a Perugia oppure vivranno insieme col mitico Marco Carnevale nelle Marche, dobbiamo dire la verità, forse vivrete tutti quanti insieme come si faceva nella vecchia casa colonica, un pochettino come accadeva qui in Valtellina, con la grande praticamente casa colonica, quindi tutti quanti insieme al primo piano trovate, che posso dire, Pino Shooter e la sua amata, e al piano di sotto trovate il mitico Carnazzone, non sappiamo perché Marco Carnevale al piano di sotto, forse al sottotetto. Pino Shooter 87, ho seguito i tuoi consigli, ho deciso di sciogliermi, infatti le ho scritto: ciao bella bombolona, sono il tuo Pinuccio, che ne diresti di guardare una live del giocherellone insieme a me? Mamma mia Pino, allora ce la puoi fare. Oppure vanno da Stefano Traverso, ma Stefano Traverso, lo sai Marco Carnevale, il problema di Stefano Traverso ovviamente qual è? Il problema è che con Stefano non si ha quella capacità praticamente di mantenere un amore monogamico, e quindi che cosa, purtroppo vai a trovare con lo Stefano Traverso la problematica che ovviamente tutti vanno con tutte, veramente c'è di tutto e di più ovviamente sul nella casa di Stefano Traverso. Questa casa è nella Repubblica Dominicana, infatti Stefano molte volte ci manda dei messaggi, pensate, insieme alle donne si sentono queste voci
voci, addirittura guardate, guardate qui dentro che c'è, una gallina dietro, ragazzi. Quindi con Stefano Traverso ci si diverte sicuramente, ma la poligamia all'ordine del giorno, quindi non lo so i ragazzi che cosa scelgono. E quindi caro Marco Carnevale, forse anche tu raggiungerai un giorno, metti conto, se mai dovesse andare male la tua attuale relazione amorosa, raggiungerai Stefano Traverso e dici: ma chi me lo fa fare della monogamia? Andiamo tutti sulla poligamia, non lo sappiamo, ragazzi, che cosa, ognuno segue se stesso. Sicuramente Stefano Traverso l'ho sempre sentito molto molto molto, diciamo, molto simpatico, molto non solo molto simpatico, ma poi soprattutto l'ho sentito anche molto molto spensierato, quindi sicuramente non è una persona triste, non sappiamo cosa succederà. Ragazzi, pronti per volare? Guardate qui, guardate Pinuccio, guardate, si è sciolto Pino, è pronto ovviamente a super accoppiamento. Va bene, signori, che dire, mi fa piacere che nascano queste love story praticamente sul canale Giocare il Lune, mi fa molto molto piacere. Voi sapete, io ho fatto fidanzare e anche addirittura sposare tantissimi miei colleghi, abbiamo anche una rubrica sul canale Giocare il Lune, la rubrica dell'amore, voi lo sapete, quindi quando, se avete dei problemi amorosi, o se cercate l'amore, potete venire qui, potete scegliere praticamente forse di conoscere, poi ovviamente sta a chi andate a conoscere, ovviamente qualche amico del Giocare Non dico qualche amico perché ci sono veramente tantissimissimi ragazzi e in cerca proprio della fidanzata. Pensate un pochettino, uno più bello dell'altro, uno più realizzato dell'altro, quindi li potete ovviamente conoscere, forse anche scegliere. Infatti un'attuale follower, diciamo, si trova molto molto corteggiata ultimamente dagli amici del Giocare Non, e forse Pino Shooter sarà il predestinato, il prescelto. Certo, Alessandro Arcangeli dice di no, l'altro se n'è andato, quell'altro ancora dice io sono sposato, ecco qua, quindi non sappiamo ovviamente, forse come si dice, tra i due o tre litiganti Pino Shooter gode. Va bene ragazzi, che dirvi, a me fa piacere, non può, corsa all'oro, guardate qui sopra, a me fa sicuramente molto piacere, quindi non sappiamo su Discord che cosa sarà. Io ve lo dico sempre, iscrivetevi al canale Giocherellone, avrete ovviamente il mitico canale praticamente di YouTube e Twitch, se potete abbonarvi, se volete donare donate, ma venite anche sui social network minore, Telegram, ma soprattutto Discord, dove veramente ci stiamo divertendo tantissimi. Venite anche lì perché veramente sta succedendo di tutto e di più, ragazzi. Guardate qui la corsa a loro con il nostro mitico camioncino, pronti ragazzi, e subito ovviamente vorrei cambiare, però devo dire la verità, autovettura, vediamo un pochettino se posso operare ovviamente questa scelta direttamente dal box, ovviamente delle opzioni, perché mi sta scocciando. Beh, non è che sia brutto, guardate questo Sassone, guardate ragazzi la libertà di gioco in questo videogames, i tracciati sono liberi, sono molto molto liberi, percorsi addirittura alternativi, ma poi il bello è proprio questo, ragazzi, il fatto che non vi bloccate, o vi bloccate forse rarissimo, devo dire la verità, perché il gioco vi rimette subito in carreggiata, quindi veramente qualcosa di bellissimo, ragazzi. E ovviamente tutte le parti, la maggior parte più che altro delle parti del gioco sono distruggibili, ragazzi, avete capito bene, mi tocco il naso, vedete, e vado subito a cercare di salire, di buttarmi più in scimmia. Tu sì, ti guardo da sotto al palazzo mentre giochi, ti tocchi il peperone, è il problema del peperoncino, ma lo sai che scimmia in realtà non l'abbiamo più incontrato praticamente, chissà che fine ha fatto, ma tu l'hai visto, io sapevo che si era operato praticamente al setto nasale, non lo so, forse perché ha fatto un incidente o per problematiche sue, però il caro scimmia praticamente non si è fatto più vedere, questa cosa mi dispiace, un ragazzo simpaticissimo, l'ho visto parecchie volte praticamente online, ho seguito molto praticamente le sue live e mi sono anche divertito, una persona di molto cultura, molto bravo a giocare a Call of Duty, devo dire la verità, e mi ha fortemente divertito. E scimmia forse ritornerà, ragazzi, direzione sbaglio, mi voglio rigenerare, vedete, vado nella fogna, ho qualche problemino, ragazzi, e dopo guardate un pochettino qui sopra cosa sta succedendo, ragazzi, giro 5 di 7, devo cercare subito di recuperare, ragazzi, però non è che sia tanto lontano, subito ci devi andare qui sopra, vedete un pochettino, mamma mia ragazzi, che sta succedendo qui sopra, sta succedendo, guardate qua che non è un gioco Lego, buona guarigione caro scimmia tu, ti vedo da dentro all'ospedale in questo caso, ecco qua, quindi non sappiamo ragazzi se lo scimmione, dobbiamo premere Y ragazzi.
ragazzi, perché sta succedendo di tutto e di più. Quindi veramente guardate qui sopra un gioco fenomenale, guardate che grafica, che grafica, che oh, il sasso nel sedere, ragazzi, avete visto? Mamma mia, un missile ovviamente gigante mi è arrivato da dietro. E vabbè signori, che dire, quindi sicuramente senza alcun ombra di dubbio il gioco è quello che è. Ultimo giro, ultimo regalo, il prendi il fiocco, il drago, prendi, prendi questo fiocco. Guarda qua ragazzo, ragazzo mio, mi sono trasformato con la corsa all'oro praticamente, quindi andiamo a cercare lui l'ultimo, Rusty Powers, Rusty Power, guardate un pochettino il rastone, abbiamo distrutto tutto ragazzi, cerchiamo ovviamente subito di prendere, mamma mia, no, per poco ragazzi, Pinuccio, 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 la coppa dell'oro, guarda qua quanto oro è arrivato, veramente divertentissimo ragazzi, ve lo posso consigliare ed è, vi posso assicurare che è un gioco veramente fatto come si deve. E beh, Pinuccio, non sappiamo ovviamente il Pinuccio bello che cosa farà, per un pelo, per citare scimmia, il pelo della scimmia, dove lo teneva la scimmia, il pelo cascate spericolate ragazzi, ma vorrei più che altro andare a scegliere praticamente, vedete ragazzi il garage, vedete, vado nel garage, cerchiamo ovviamente di comprare, guardate, ecco scimmia, guardate ragazzi la scimmia, avete visto scimmia tu? Eccolo qua scimmia, guardate la scimmia, ecco qua, è proprio qua Pinuccio si chiama i personaggi, guardate a che livelli sono arrivati, guardate Pinuccio come ride, guardate, guardate come ride, ciao ciao, sono Sunny Monkey, ciao, sono scimmia praticamente, ciao ciao, come stai? Ma mi devi dire tutte le cose che hai fatto durante la giornata, saltiamo ovviamente questi dialoghi, che emozione, guardate i mattoncini Lego, che sì, guardate che grafica ragazzi, possiamo scegliere praticamente, possiamo, sì ho capito, Eva, ho capito, apri la cassetta degli attrezzi, sì sì, ok perfetto, abbiamo capito, ecco qua, non mi interessa, costruisci, costruiamo, ok perfetto, andiamo a costruire, vedete un pochettino, possiamo cambiare anche il colore, molto bello raga, sentite, sentite il gioco, il cerchio concentrico, avete visto, è intrappolato nel gioco, ora bisogna finirlo tutto, ma non sia mai, perché è un gioco lunghissimo questo, carissimo, carissimo, carissimo Pinuccio praticamente, vedete, selezionare il colore, non mi interessa, non, ma perché devo fare questa cosa, non voglio fare, esci dal tutorial, voglio, ok perfetto, vediamo, maratona per salvare scimmia, ma scimmia credo che poi ritornerà, scimmia credo che poi ritornerà, quindi possiamo, vedete ragazzi, strada, fuori strada e acqua, quindi possiamo andare a creare praticamente la nostra autovettura, proprio come se stessimo creando dei Lego, quindi fine della strada, il dragone praticamente, vedete ragazzi che cosa fa, quindi abbiamo dei modelli credo predefiniti e possiamo quindi uscircene, vabbè ragazzi, ovviamente non la finiamo più se andiamo ovviamente per queste parti qua, quindi possiamo crearci le nostre autovetture, ovviamente vedete c'è anche un hub dei creator, quindi addirittura di Bricolandia, delle varie missioni, un gioco veramente sconfinato ragazzi, quindi vi posso assicurare di giocare questo gioco perché ne vale veramente veramente la pena, è molto bello, sì 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 sì, e poi per questo dicevo è abbastanza ovviamente infinito come gioco, quindi quando mi dici giocherellone finisci questo gioco, ovviamente qui addirittura nello spazio ragazzi, prendiamo una classe B praticamente, vedi, nello spazio con tutte queste cose qua, quindi veramente bellissimo, soprattutto per gli amanti dei giochi di Mario Kart, ma che abbiano ovviamente amore anche per i Lego, qui le vecchie stazioni spaziali dei Lego con i colori bianco e blu, chi se le ricorda quando era piccolino, quando era bambino, guarda il telescopio, grafica molto molto bella, quindi io non posso che assolutamente consigliarvi ragazzi questo gioco, voto molto molto alto, gli diamo un bel 9 perché è veramente l'apoteosi, soprattutto ripeto se amate i Lego e se amate ovviamente, io sto giocando sempre con questo coso perché è quello di default, ma se amate Lego e se amate ovviamente i Mario Kart, vedete un pochettino ragazzi, qui andiamo con l'arcobaleno, vedete un pochettino, mamma mia ragazzi, che azioni veramente divertentissime, azioni divertentissime che sfociano, poi guardate qui sopra ragazzi, mamma mia, siamo proprio sulla stazione spaziale, quindi veramente di tutto e di più sta accadendo, stiamo attenti perché poi dopo, caro Pino, sai, questi giochetti soprattutto giochi di questo calibro dove poi dopo bisogna pagare tanti diritti per farli praticamente per realizzare, già diritti legati ovviamente ai diritti appunto dell'ego,
In realtà, se non sono fatti bene, purtroppo la gente li scarta. Poi noi viviamo in un'epoca dove il videogioco, a parte che il mercato videoludico ha superato praticamente di molto anche il mercato del cinema, caro Pinuccio, pensa un pochettino, ma il problema è che escono ed è proprio per questo che ovviamente escono continuamente videogiochi. Quindi stiamo ovviamente attenti, ragazzi, guardate le palle che arrivano dappertutto. E per la grande ovviamente gioia di Marco Carnevale, il professore con le palle, ragazzi, l'antifurto con le palle. Marco Carnevale, immediatamente andiamo a fare l'elettroshock, vedete un pochettino, i nostri nemici sono molto molto ovviamente presi praticamente da noi, palle da dietro praticamente, ragazzi, a tutta forza, e immediatamente siamo diventati dei cingolati incredibili. Guardate il ragnetto, ragazzi, guardatelo qui di sopra. Peccato che non ci sono anche le astronavi, ragazzi, forse ci sono le astronavi, forse le possiamo creare. Vai qui sopra, mamma mia, ragazzi, super shock wave, veramente divertentissimo, ragazzi, una grafica assurda, una grafica che sicuramente è altamente coinvolgente, ma il gioco è molto divertente. Poi il bello delle corse è che sono veloci, quindi non abbiamo infiniti tracciati che andiamo qui sopra ovviamente a giocare per ore, quindi partite veloci, partite varie. Mi piace anche più di Mario Kart. Poi pensate un pochettino il bello di andare praticamente a crearvi i vostri veicoli, non avere sempre gli stessi, molto molto bello. Certo, sì, sicuramente se non vi piacciono i Lego è inutile che ve lo giocate, quindi è inutile che ci giriamo intorno in base a questo contesto. Vedete un pochettino, mille mattoncini, stiamo, mamma mia, ragazzi, pronti immediatamente, shockwave, mamma mia, la dottoressa rapida, la dottoressa che fa Ambresta, la napoletana, dobbiamo dire. E qua Marco Carnevale ride, stiamo arrivando quasi primi, ragazzi, pensate un pochettino, guardate qui sopra, prendo ovviamente questo incredibile piedistallo, butto la rete e subito devo ovviamente cercare di volare, ragazzi. Pinuccio ovviamente super estasiato, vorrebbe ballare, vorrebbe cantare, si è fatto sotto, sta iniziando a capire, ragazzi, sta iniziando a capire addirittura Pinuccio le donne, veramente assurdo, ragazzi, cercavo, finalmente primi, ragazzi, molto molto bello. Andiamo a frenare sperando che non arrivi qualcuno da dietro. Scimmia tu, ora sei un Lego, sai, guido mentre gioco con il mio pistolone. Ecco qua, è il mitico Pinuccio, si mette a ballare, a cantare, a ridere, a scherzare, anche a volte a rotolare, così gli piace Pino passare le giornate, ragazzi. Ma perché Pino è una persona, poi dopo, che cos'è Pino? È una persona semplice, è una persona a modo, una persona intelligente, una persona elegante, andante e tornante, classe A, quindi ovviamente potremmo scontrarci con un'autovettura anche di un certo calibro. Pinuccio è fatto così, ragazzi, quindi io ve lo ripeto, ragazzi, Pino grande partito, il Pino il pazzarello, vedete, Pino dice tu sei pazzo, caro giocherellone, sono pazzo, sono giocherellone alla fin fine, ma soprattutto guarda gli elicotteri, Pino, che ti vengono a salvare nel caso in cui tu venga qui in Valtellina, oppure dalla Calabria, pensa un pochettino a Torino, guarda i personaggi lì sopra come vanno a sbattersi. Pronti, ragazzi, con la macchinella, subito ovviamente andiamo a fare delle accelerate, quindi veramente, ragazzi, qualcosa di stupendo, di incredibile. Andiamo piano piano a sgommare, vedete, abbiamo preso ovviamente lo shockwave che ci permette di andare a distruggere le autovetture. Guardate come corrono queste persone, ragazzi, il missilone è arrivato praticamente, vedete, possiamo addirittura saltare, una cosa che non vi ho fatto vedere prima nel gioco, ragazzi, è incredibile davvero, mamma mia. Secondo giro, secondo regalo, snap. Carissime amiche e carissimi amici, è arrivato il giocherellone, buongiorno dal vostro giocherellone, ti piace quella frase? E poi te la dedicherò, caro Pino, perché Pino poi oltretutto è anche molto intelligente. Perché molto intelligente? Perché Pino adora i puzzle game, adora i giochi della Disney, gioca ai dori semplici, è una persona molto timida, ecco qua, per questo più che Pino è timidino Pino, ecco qua, quindi pensate un pochettino. Ho fatto una doppia, tripla rima, vedete, Pino sì, è timidino, ma Pino non ti preoccupare, fai bene, perché poi dopo che cosa è la timidezza, caro Pino? Che cos'è la timidezza? In realtà è una forma quasi di tutela, di dire io non voglio avere a che fare con certa gente che non mi piace, e Pino è così, la verità. Da oggi sono un po' meno timido e fai bene, perché sei un po' meno timido? Perché hai conosciuto il tuo amico, il giocherellone, che ti ha detto lanciati, batti il ferro finché caldo, capito bene, caro Pino? Diventa
finalmente un vero uomo, diventa un vero uomo e ricordati sempre che prima o poi non ci saremo più su questa terra, quindi se vuoi fare una cosa, vuoi conoscere qualcuno, hai fatto bene, contatta ovviamente questa ragazza, che ovviamente è forse una delle poche ragazze sul canale del Giocherellone, e forse nascerà l'amore. Ecco qua, mi sono lanciato nel vuoto con l'ultimo messaggio inviato a Emily, hai fatto bene, ti sei lanciato nel vuoto, ma non so ovviamente che cosa sarà successo, come cercate di vedervi, di andare a prendere anche un caffè insieme, soprattutto un caffè in mezzo alle altre persone, ovviamente, in modo tale che tutti e due siete sicuri che non succeda sicuramente niente. Ecco qua, serve la cittadinanza per entrare a Torino? No, non serve la cittadinanza, se tu stai in Calabria non serve la cittadinanza per entrare a Torino, e siamo sempre sul territorio italiano, e quindi ovviamente puoi andarla direttamente a trovare, ti pigli il treno, ti pigli l'aereo praticamente e te ne vai. Tanto i biglietti dell'aereo costano intorno ai 20-25 euro dalla Calabria, quindi ti puoi praticamente spostare tranquillamente, va a fare un bel weekend a Torino, ti vedi una città nuova, conosci la tua cara Emily, ecco qua, e poi se non funziona, arrivederci e buona giornata. Cosa dovrò dire alla dogana? Ora ho paura del viaggio. Alla dogana, più che altro in aeroporto, se vai in aeroporto non dovrai dire niente, ti basterà mostrare il tuo documento di riconoscimento, se qualcuno ti chiede qualcuno, all'imbarco, biglietto, ovviamente digitale, ormai sono tutti digitali. È raro vedere in aeroporto qualcuno col biglietto cartaceo, e ovviamente la tua carta d'identità o il passaporto o la patente utilizzata appunto per dare conferma che sei proprio tu, Pino Shooter 87, che ovviamente stai andando praticamente a trovare la tua Emily. Quindi pensate un pochettino, sarà qualcosa di veramente divertentissimo, ragazzi. E Pinuccio ha fatto sì, ma fai un weekend a Torino, ecco qua, ma figurati, con 20, pensa, con 50 euro vai e torni, poi ti pigli un B&B se Emily non ti vuole ospitare, metti conto, è normale, la prima volta forse non ti ospita, poi dopo le altre volte forse ti ospiterà, e passate il weekend insieme, uscite, casomai mi mandate anche un bel messaggio che state insieme, mi fa piacere. E io vi saluterò direttamente in live, pensa un pochettino, quindi là vi andate a conoscere, e poi, come si dice, vinca l'amore. Ecco qua, se l'amore tra voi due sboccerà, è normale che poi dopo ovviamente passerete tanto tempo insieme, casomai weekend di lavoro, ecco qua, cioè dei weekend di lavoro, i weekend andrete a spezzettare, ovviamente il weekend, casomai una volta può venire lei da te, una volta puoi andare tu da lei, quindi un weekend tu, un weekend lei, e poi ovviamente casomai sceglierete di trasferirvi o lei in Calabria da te, oppure direttamente tu da lei, e vivrete insieme. Quindi pensa che bello, il giocherellone secondo me può nascere una buona storia, però fai presto ovviamente a fare tutto questo. Casomai potete anche fare qualche videochiamata se vi volete ovviamente vedere prima, quindi dove potete mandare. Ovviamente un'altra cosa che ti do consiglio, caro Pino, quando scrivi a Emily o anche a un'altra, alle ragazze in genere che vuoi conoscere, quello che ti posso consigliare è di mandare, se le conosci online, i messaggi vocali, e poi di fare una videochiamata in modo tale da salutarla, perché le persone ovviamente poi dopo si devono vedere. Le foto ovviamente ormai valgono ben poco, ormai siamo tutti quanti praticamente videochiamabili, quindi fai una bella videochiamata per dirti, mandi per prima cosa i messaggi vocali, poi fai una bella videochiamata senza disturbare oltre misura, e poi dopo ovviamente vedremo se ovviamente la ragazza è interessata a te, quindi non è che ci voglia tanto. E l'importante è che abbiate sempre un dialogo, e che su questo ovviamente non solo abbiate sempre un dialogo, ma che ovviamente possiate ovviamente avere dei punti di interesse da scambiarvi, praticamente dei punti di interesse da scambiarvi in modo tale da portare avanti questa relazione. Che dirti, caro Pinuccio, io ti auguro tutto il bene, sei una persona sincera, sei una persona a modo, questo mi trasmetti, e questo dico che è quello che mi trasmetti, quindi ti auguro sicuramente il bene, sicuramente fatti avanti il prima possibile, perché soprattutto purtroppo a volte possono capitare dei rivali anche inaspettati, oppure a volte il ritorno di persone del passato, penso un pochettino, hai capito bene, possono capitare degli ex che a volte tornano perché non hanno altre donne o non ha una donna
donna più che altro, devo dire la verità, e quindi che cosa può accadere? Può accadere che a volte tu possa essere anche molestato, oppure lei possa essere molestata dagli ex che tornano e si vogliono riavvicinare alla donna con cui praticamente stai. Quindi mi raccomando, Pinuccio, sempre spalle larghe, testa alta, cordialità, romanticismo, educazione e ovviamente se son rose fioriranno, come si dice ovviamente nel gergo. Ragazzi, che dire di 2K Drive? Lego 2K Drive è sicuramente un gioco sensazionale che sicuramente non posso praticamente che consigliarvi. Assolutamente un gioco bellissimo, si può giocare online, offline, potete andare nel garage e creare la vostra autovettura, potete andare nel Lab Creator, addirittura nell'Emporium e poi addirittura, come potete vedere, partecipare a tutte queste manifestazioni. Un gioco è tutto totalmente in italiano, con sia i testi che le voci. Io non posso che consigliarvelo. Ovviamente io adoro i Lego, ecco qua, e mi piace anche molto Mario Kart. In questo gioco trovate tanti elementi di Mario Kart, tanti elementi di Sonic Racing Transformers, ma trovate anche tanti elementi dei Lego, quindi bellissima grafica da prendere secondo me se vi piacciono i Lego e giochi di corsa di stile kart. Sui giochi di corsa normale ci penserei un pochettino prima, devo dire la verità, perché è un gioco molto fantasioso e poco simulativo, però se vi piacciono i Lego prendetelo. Va bene signori, io faccio qualche minutiello di pausa e poi torno con voi per un nuovo gioco. Se vi piacciono i miei video ovviamente iscrivetevi sul canale del Giocherellone, potete addirittura abbonarvi al canale del Giocherellone, potete donare e potete fare le dovute richieste videoludiche e non, anche in base agli argomenti che tratto. Ultimamente stiamo parlando molto dell'amore e potete venire sui social network secondari, si potrebbe dire Telegram, Discord, la pagina di Facebook, il blog, il principale e il canale ormai di Discord e di Telegram, che stanno avendo un ottimo, ottimissimo successo. Io vi ringrazio per avermi seguito, vi saluto, 2 minuti di pausa e sono di nuovo con voi. Ciao a tutti al vostro Giocherellone.